La collaborazione tra uomo e robot che condividono lo stesso spazio di lavoro è sempre più richiesta. Continua ancora il trend di avere celle robotizzate prive di barriere, riducendo così lo spazio a disposizione ma mantenendo lo stesso grado di sicurezza richiesto nell'applicazione. Allo stesso tempo, la possibilità di avere un robot che svolga operazioni normalmente eseguite a mano è sempre più un'azione realizzabile, tanto da poter pensare a nuove soluzioni e nuove idee per soddisfare le domande di applicazioni in cui uomo e robot collaborano tra di loro. In particolare, la pallettizzazione leggera sta prendendo piede nel settore del fast moving consumer goods. Per pallettizzazione leggera si intende la movimentazione di carichi leggeri normalmente spostati da operatori per la creazione di pallet tradizionali. In generale, i robot collaborativi in applicazioni collaborative e leggere non riescono a star dietro agli elevati volumi produttivi che l'industria richiede, in quanto lavorano a velocità ridotte e con carichi significativamente più bassi. Queste limitazioni emergono anche nella possibilità di connessione e di integrazione con differenti dispositivi presenti solitamente nelle linee produttive. Sensori 3D della Inxpect collegati su bus di campo sicuro al controllo del robot permettono di individuare o bypassare la presenza di un operatore proveniente da più lati della cella. L'AIRSKIN della Blu Danube Robotics, invece, è una pelle sensibile che riveste i robot KUKA di diversa tipologia e grandezza e permette un'interazione sicura tra uomo e robot in spazi condivisi, interrompendo il movimento del robot in caso di eventuali impatti e garantendo contatti sicuri in accordo alle regolamentazioni su applicazioni collaborative. Questa soluzione garantisce una collaborazione sicura tra uomo e robot anche con carichi elevati e l'interazione tra vari componenti è resa possibile grazie a software applicativi quali il KUKA PalleTech ed il KUKA SafeOperation. Il KUKA PalleTech è il pacchetto tecnologico che consente la programmazione semplificata dei cicli di pallettizzazione su vari pallet con diversi formati di scatole. Il KUKA SafeOperation invece promuove una cooperazione sicura ed efficiente attraverso la collaborazione uomo-robot grazie alla definizione di aree sicure, di velocità sicure, di stop sicuri, eccetera. Industrial intelligence.